Mi sentite così? Allora, il microfono. Vabbè, mettiamolo a distanza. Allora, il mondo è più difficile. Se lo mettiamo. Allora, io mi ricollego a quanto è stato detto. Intanto ringrazio il Santino, il professor Bonsera e il professor La Torre per le parole che hanno speso su Giardino Caotico, su questa mia raccolta, e anche ringrazio nuovamente l'assessore Stefania D'Ottavio per quanto detto su di me e su questo mio ultimo volume. Allora, io mi collegherei a un aspetto che è stato accennato cronologicamente più recentemente da Lucio Torre, è l'aspetto della musicalità, del suono. Ora, io sono fermamente convinto che il suono abbia una valenza semantica. Non credo di essere l'unico a pensarla così, quanto detto anche dal professor Bonsera. Perché la conoscenza passa attraverso diversi canali. Nella mia idea io parlo sempre di intenti poetici, cioè quella che è la mia idea di poesia, perché poi non è un discorso univoco e omogeneo quello della poesia, anzi è molto variegato, ci sono diversi modi di esprimere quello che si vuole trasmettere. Intanto si è parlato di poetica dell'inconscio, del subconscio. Ed è una cosa che mi ha sempre affascinato, perché in realtà le nostre scelte sono determinate più che dalla parte senziente razionale, da quella irrazionale. Quindi, se dobbiamo andare ad individuare in questo nesso di causa-effetto le cause prime delle nostre scelte, dobbiamo scalare, dobbiamo scendere in profondità, dobbiamo immergerci nelle acque più torbide, più profonde, e cercare poi di individuare in questo buio subacqueo quelli che sono gli elementi che dobbiamo riportare alla luce, quindi lasciare che appunto le cose. C'è sempre una base autobiografica, credo, in tutti gli scritti, al di là di quello che può essere il genere, quello che può essere, anche scrivendo, io scrivo anche in prosa, ma i racconti tipo nero, horror, però anche lì c'è sempre una base biografica che non riguarda ovviamente l'accadimento in sé, ma quello che è la leva, la profonda molla che fa scaturire gli eventi narrati. Nel caso della poesia, secondo me il lavoro che viene di solito fatto è quello di levigare, un po' come accadeva con la Damnatio Memoriae, quando si cancellava il volto delle statue. Quindi bisogna portare queste statue, ma bisogna renderle irriconoscibili per gli altri e anche per noi stessi. Nel momento in cui facciamo questo, diventano le parole, diventano i versi, una sorta di specchio nel quale gli altri possono riconoscersi. Perché se la presenza del sé è troppo invadente, questa diventa un ostacolo, qualcosa che impedisce il riconoscimento. È l'arte, in qualsiasi sua declinazione, è sempre un'operazione di riconoscimento. Cioè noi ritroviamo noi stessi, una parte di noi stessi, in quello che abbiamo davanti. E un altro gioco letterario, perché prima anche l'assessore Stefani aveva ricordato questa voglia di giocare che all'infanzia, che poi chi in qualche modo pratica le strade dell'arte continua a portare avanti in modi diversi. Cioè tutte le forme della narrazione, della scrittura, hanno sempre, a mio avviso, una componente ludica, ma il gioco, come sanno bene i bambini, è una cosa seria, perché il gioco ha le sue regole, ha i suoi tempi, ha anche una sua struttura, e c'è un discorso che deve essere portato avanti. Per quanto riguarda la scrittura poetica, a me piace l'idea della possibilità di avvalersi di un discorso metaletterario, e ho apprezzato molto la lettura che ha fatto Santino della poesia di Altano. Ora, quella poesia di base, ovviamente nel mio intento poetico,
nasceva come un rifacimento poetico, quindi una lettura però in termini emotivi di un'opera narrativa letteraria che è il Moby Dick di Melville, quindi il capitano sul ponte claudicante e il capitano Acca. Però, come ha detto anche Santino, e come sottolineato più volte lui, non sbaglia quasi mai chi legge dall'esterno, anzi, quella, la persona che più facilmente fraintende è proprio l'autore. È più facile che l'autore fraintenda la propria opera e non una persona che abbia ovviamente gli strumenti per farlo, che legga quanto è stato prodotto. Perché mi ricorda un passaggio del Nome della Rosa di Eco, in cui cioè i libri parlano ad altri libri. Quindi c'è sempre un dialogo. Mi piace quando forme diverse di arte hanno una forma di comunicazione, perché il risultato è sempre qualcosa di estremamente stimolante, a mio avviso. Non a caso è una scelta mirata quella mia di avvalermi dell'arte di Giulio Giordano, perché il fumetto, il disegno, la rappresentazione ecoplastica dell'arte è qualcosa di diverso ma contemporaneamente affine alla poesia e alla scrittura. E questo sommerso, questo subconscio, poi alla fine viene diciamo setacciato un po' da tutti, è la soffitta piena di roba catastata che noi andiamo ad esplorare sempre con quell'entusiasmo e quella curiosità tipica dei bambini. Io ricordo proprio questi momenti in cui salivo nella soffitta a casa dei miei e viaggiavo e trovavo magari dei ricordi d'infanzia di mio fratello o qualche cosa che apparteneva veramente a un tempo lontano, legato a me, per esempio un giocattolo che ormai avevo dimenticato totalmente l'esistenza, un fumetto. E quindi questa operazione, andare a ricercare è pericoloso, perché c'è il rischio, muovendosi al buio, di farsi male. Però muovendosi al buio e esplorando le tenebre si può trovare, si possono trovare piccoli tesori, un po' come quando in spiaggia si va al mare e si trovano le conchiglie più belle nelle spiagge più deserte e inesplorate. E per quanto riguarda il gioco del suono, richiamando sempre quanto è stato detto da entrambi, in effetti è voluto, è sempre voluto, non è mai fine a se stesso, ma ha sempre una valenza di scandaglio interiore e di sollecitazione emotiva, perché non a caso io ho voluto la prefazione di Rosella Corda, che tra l'altro è appena arrivata e che saluto e ringrazio veramente per il suo contributo, e quello poi di Beppe Chierici, che è un artista straordinario, amico di Brassen, produttore di Brassen, cantautore, attore, poliedrico. Perché l'approccio alla poesia, che l'approccio che mi appartiene, non dico quello giusto perché non esiste quello giusto e assoluto, però quello che mi appartiene, ha due momenti. Un momento cerebrale e un momento emotivo, entrambi indispensabili per scassinare, e mi richiamo una mia vecchia silloge, mi autocito in modo abbastanza patetico, perdonatelo, serratura sommessa. Quindi si scassina questa serratura attraverso queste due chiavi, non ne basta una. Perché la prefazione di Rosella ha un impianto ragionato che ci introduce a dei meccanismi, alla meccanica della scrittura e alla meccanica della lettura. Di contro, anzi non di conto, completamento, la postfazione di Beppe Chierici invece dà una lettura meno ragionata e più emotiva, più legata alla suggestione. Ecco perché sono poesie, a mio avviso, non da primo impatto. Cioè, a primo impatto si può avere, si ha un buon feedback, un qualche ritorno, però è necessario scavare, capire e sentire. Non è detto che il sentire venga prima del capire. Mi piace pensare a uno tra l'altro degli autori, perché un poeta è anche un autore di canzoni, non a caso si collega anche a quello che prendo in trascorso,
che è Pasquale Panella. Pasquale Panella è, abbiamo visto, un grande poeta e un grandissimo autore che ha seguito la seconda fase produttiva di Lucio Battisti, i famosi cinque dischi bianchi. Pasquale Panella ha creato dei testi che per me sono straordinari, non stancano mai, perché al primo ascolto si hanno delle suggestioni, ci sono dei versi che ci rimangono dentro, ci richiamano un po' come le sirene di Ulisse e ci attraggono, non sappiamo neanche bene perché. Poi però arriva il momento della ragione, quindi dobbiamo soffermarci sulle parole, sulle frasi, cercare la chiave di lettura che spesso è nel titolo, come accade nella tradizione poetica, e riusciamo a comprendere di cosa stia parlando l'autore. E ogni volta troviamo un dettaglio nuovo. Mi ricordo questo verso di questa canzone, non ricordo la canzone. Non un dito notevole, ma 10 impercettibili soprusi, aperti come i mani e come i mani chiusi. Che è una metafora delle dita della mano. Non un dito notevole, ma 10 impercettibili soprusi, dita che si muovono, magari in modo sensuale sul corpo, aperti come i mani o come i mani chiusi. Straordinario. Panella straordinaria, e questa cosa non si apprezza al primo ascolto. Vi assicuro, l'avrò corta probabilmente al centesimo ascolto. E quello che è il mio intento poetico è di non creare delle poesie che siano usa e getta, che immediatamente puntino sull'effetto diciamo, di complicità estrema e immediata con il lettore, ma una poesia che possa conquistare il lettore. E per recitare Panella, e chiudo, se non si cuoce a fuoco lento rimane cruda dentro. La metafora dell'amore che ha bisogno del tempo per poter maturare, altrimenti si rimane crudi dentro. E io vorrei che la mia poesia non fosse cruda dentro, ma fosse saporita e gustosa e nutriente per chi la legge. Grazie.